Il carcere di Halle è un edificio di mattoni rossi affacciato sul porfido lucido della strada Alberata. È dietro queste sbarre che Filippo Turetta ha trascorso la sua prima notte di custodia cautelare, anche la seconda e tutte quelle che saranno necessarie e decise per l'accusa di omicidio volontario, prima della sua consegna ai carabinieri di Venezia per il rimpatrio. È molto provato e preoccupato, è stato trovato in grande sofferenza, scosso, riferisce l'avvocato tedesco Dimitar Kras al difensore italiano Emanuele Compagno dopo averlo incontrato all'udienza di convalida dell'arresto preventivo. Secondo le ultime notizie, Turetta è sorvegliato a vista.